C'è la banda Santa Cecilia che, come tutti sanno, è la domenica successiva alla festa di Santa Cecilia, fa il giro con la banda per le vie della città e ogni anno si ferma nella nostra postazione e offre ai nostri ascoltatori anche un brano musicale. Quindi Adriano, non so se siamo in grado di metterci in collegamento con Rosalia che è scesa giù proprio nella nostra postazione esterna e quindi possiamo dare la linea a Rosalia. Pronto Rosalia? Salve a tutti, collegamento da Portaterra adesso. Invito il maestro Testa a venire qui, così i nostri radioascoltatori possono anche, intanto ci vedono e ci sentono sempre da casa. Buongiorno e auguri per questi 30 anni. Salve, Grazie. buongiorno. Salve a tutti. Oggi la seconda manifestazione di queste giornate che organizziamo appunto per il 30° anniversario della nostra associazione. Abbiamo iniziato il giorno 22, proprio il giorno di Santa Cecilia, con un concerto di musica da camera proprio qua alla Madonna della Catena. Oggi siamo appena usciti dalla messa con il nostro assistente spirituale, padre Aurelio Biondo. Adesso faremo il giro per le vie di Cefalù appunto con la banda e dopodiché abbiamo un pranzo sociale con il bandista e tutti i soci dell'associazione simpatizzanti. E le manifestazioni continuano fino al 5 gennaio, infatti avremo domenica prossima, giorno 2, c'è l'associazione Armonia che offre in occasione di questi 30 anni uno spettacolo all'associazione. E il giorno 9, invece la domenica successiva, sempre al Teatro Artigianelli, ci saranno i ragazzi della nostra associazione che si improvviseranno attori e cantanti, faranno uno show artistico musicale. E dopo il 15, invece, nella Chiesa del Purgatorio, uno spettacolo carino, particolare, tutte donne tranne lui. Il gruppo delle donne dell'associazione eseguirà delle musiche e in quella serata ci sarà il coro Elisa Di Fatta, che offrirà anche parte della serata uno spettacolo proprio per i 30 anni. E infine, poi giorno 5, appunto, il giorno in cui è stata costituita lo statuto ufficiale dell'associazione, concluderemo invece con un concerto con tutta la banda, sempre nella chiesa del Purgatorio. Grazie maestro, ovviamente come è tradizione ogni anno, l'anno scorso e tutti gli altri anni siamo stati sul balcone di Adriano, ma quest'anno qui da Portaterra, forse per festeggiare anche in maniera particolare questi 30 anni. Quindi vi chiediamo a nome di tutti i nostri radioascoltatori questo brano e buona festa a tutti. Grazie.